Ci sono varie. Allora, rieccoci. Adesso parliamo degli 80 euro di Renzi. Se il professor Borghi ci fa lo schemino alla lavagna, che noi amiamo le semplificazioni, puoi scegliere il pennarello nero o rosso, guarda, bene, quello che scrive di nero, più, guarda. Perché che non sia consumato. Posto che si apra. Posto che si apra. Prendo questo. Ma ti apro allora, anche l'altro. Mettiamo che questo, sì, mettiamo che questo qui è il costo al litro della benzina, no? Quindi 1,70. Ok. Ok. Com'è composto? Allora, per metà, la faccio falla, larga, falla semplice, certo, proprio a prova di ragazzino che per, ci guarda. Per metà sono accise. No. Okay. E buona parte di queste accise sono messe per rispettare i famosi parametri europei. Okay, però ci sono, sì. Ci sono, ma non sono obbligatorie, eh. Cioè, quello che voglio dire... Beh, però dovrebbe essere lo Stato a dire le tolgo. Sì, dovrebbe essere lo Stato a dire le tolgo. Al momento non può dirlo, perché sì, hai vincoli europei. Una volta che tu fossi indipendente e considerassi che la cosa ti dà più crescita rispetto, sì, a quello che invece ti toglie, potresti agire. Comunque metà su questo. Questa parte è il costo industriale, no? Sì. Costo industriale. Industriale composto da tante cose, vale a dire, hai il barile di petrolio, poi dopo hai la raffinazione, sì, poi dopo hai il margine del benzinaio, sì, hai la pubblicità, hai il trasporto dalla pompa dalla raffinazione, cioè tante voci, no, che vanno, che quindi vanno il primo segmento è il greggio, primo segmento è il greggio. Diciamo che, dato che poi anche il trasporto è influenzato dal costo del carburante, no, quindi non è che, certo, l'autobotte, no, poi dopo va ad acqua, quindi consideriamo che all'interno di questo costo industriale, che ha dentro il costo del benzinaio, cioè proprio della persona, no, che fa, così come delle persone che lavorano nella raffinazione, sì, la filiera, di questo tipo, tutta la filiera, che ripeto sta in buona parte in Italia, perché grandi raffinerie ce l'abbiamo nel sud Italia, così, sì, lo sappiamo, la Saras, l'Agip, no? In e così via, no? In Sardegna. Allora, cosa succede? Noi diciamo che all'incirca la parte totalmente legata al greggio, no? Quindi alla svalutazione, diciamo che sia un 30%, no? Ok. 30% è più o meno un discorso ragionevole. Poi dopo, se vogliamo, ci sono anche i conti esatti del professor Bagnani. Vabbè, comunque facciamo più o meno 30%. Perfetto, 30%. Quindi significa che se io svaluto del 30%, no, su dollaro, cosa assolutamente non detta, perché noi svalutiamo su marco, ma non necessariamente su dollaro. Che è il prezzo con cui si compra la lira, tanto per dirne una, mentre continuava a perdere valore su marco, era molto stabile su dollaro. Era il famoso doppio binario, no, di Buffy, se uno se lo ricorda ancora. Comunque, supponiamo proprio per super assurdo, no, che noi svalutiamo del 30% su dollaro, no? Cosa già successa un sacco di volte, così come è già successo tante volte che il prezzo del greggio oscillasse tantissimo. Perché ricordiamo che nel 2008 il prezzo di greggio è passato da 120 a 30, no? E noi eravamo belli paciarotti. Non ce ne siamo accorti, no? Cioè, che è successo. Quindi, ma va bene. La parte variabile è quel 30%. Quindi significa che noi svalutiamo del 30%. Il 30% del 30% è 9. Quindi significa che tutta questa fregola della benzina, alla fine, è per evitare un incremento del 9% al prezzo della benzina. Non sarà mai successo? Certo che è successo, l'estate scorsa era 2 euro la verde, però e ben di più, no? Da 1,70. La mia obiezione è che nel 50% di accise... Cos'è il 9%? Giusto, così ce lo qualifichiamo, il 10% è 17, quindi però... significa che noi stiamo parlando di 16 centesimi, quindi significa che da 1,70 vai a 1,86 senza toccare le accise. La fai facile, però è così. Intanto aumenta comunque. Vabbè, senza toccare tanto aumenta le accise, lo stesso per 1,86. No, allora io devo morire di disoccupazione, no, per evitare, però, di vedere la benzina che va da 1,70 a 1,86. Scusate, è tutto rispetto, se che professore no, ma lascia perdere, capito, il professore, no, Claudio, no. Preparazione, cioè, delle tue idee ed è una tua opinione. Questi sono dei conti, poi dopo i conti sulla benzina. Però non possiamo limitarci alla discussione di euro sì, euro no,
sull'accisa della benzina. No, ma sono io che gli ho fatto la domanda. Perché la cosa, perché la benzina serve per il trasporto, poi la benzina a cascata serve per tutto il resto. Io non ho però mai visto uno che chiede i voti, votatemi, perché così anziché pagare 1,70 pagheremo 1,86 la benzina. Scusami, sarai un bravissimo professore, ma chi ti ascolta a casa dice non votiamolo perché altrimenti mi costa di più la benzina. Ma io gli dico, no, però io interrogo Mardegan. Mi scuso, mi veniva da ridere. Ma sai che, mi scuso, sai che ero interrotto, ma mi veniva da ridere perché ma sai che cos'è, a calcio si chiama autogol. A calcio si chiama autogol. Questo Agnoletto, in realtà questo qui rappresenta la tua pochezza. Ma no, la pochezza l'hai scritto tu, 1,86, mica l'ho scritto io. Se veramente la sinistra dovesse fare il suo mestiere, dovrebbe capire che c'è una disoccupazione che non si è mai vista. Ma non cambiare discorso. Se io sono disoccupato mi costa un po' di più. Se io sono disoccupato non riesco a permettermi neanche non l'1,70, neanche qua questa cifra qua. Sì, no, questa, io, ma l'hai scritta tu, non l'ho scritta io. L'hai scritta tu. Chiedo io allora, la regia. Lo faccio in rosso, guarda, il disoccupato, cioè, il disoccupato. Io volevo tornare a due allora, si fa finire la scritta rossa. Se io sono disoccupato, non mi permetto, non mi posso permettere l'1,70. Non cambiare discorso. Non 1,60, certo, 1,50. Se sei disoccupato, non ti puoi permettere niente. Nelle variabili del potere d'acquisto, il reddito conta. Ed è quello che la sinistra non. Bravissimo. Il reddito, caro Cagnoletto, lo stipendio, il salario, per aumentare il costo della benzina è clamoroso. Ricordalo, clamoroso. Ricorda i redditi. E no, perché in questo momento c'è la disoccupazione. Era anche una battuta, ovviamente. Credo che l'abbiano capito tutti. Tutti, era una battuta e lui l'ha spostato sulla disoccupazione. Mancava. Sì, Mardegan, che era più composto sulla sedia, ha cambiato discorso. Dai. Mancava il grillino e a quel punto scattava la risa, che avevamo i tre, no, i gruppi che sanno parlare. No, io sono pacifista, assolutamente. Vabbè, comunque, no, è stato un momento di alta televisione, credo che il mio regista si sia divertito molto a inseguirmi. No, ma la passione si diverte, va bene, venerdì sera giusto anche per votatelo, che pagheremo di più la benzina. Guardate, votatelo che si ricomincerà a lavorare, quello che la sinistra attimo, non adesso fa. Adesso un attimo, fatemi parlare. Avete tradito il lavoro, avete tradito le vostre radici.